cominciamo a dire che io sono Matthew Broussard, sono un scultore americano, vivo in Italia da 1990 e faccio sculture, installazione, figurative e no. Tendo a sfumare i confini tra generi e materiali. Quello che vorrei fare è di fare una serie di interviste a artisti veneti, artisti visivi, perché vorrei guardare un po' il rapporto tra le cose e l'idea che portano le cose. Gli artisti fanno le cose, ma non soltanto per avere la cosa, fanno le cose per portare a un'idea. Vedi le cose e partono l'idea, ma dopo diventa una sorta di circuito, perché l'idea poi influiscono su come guardi la cosa, quindi l'idea condiziona come tu guardi il mondo. E questo è il circuito che mi interessa. E vorrei farlo nelle studio degli artisti, non vedendo le mostre degli artisti e non in situazione troppo formale, che è proprio nello studio che si vede il rapporto tra l'artista, la cosa e l'idea. Mi piacerebbe anche buttare un po' di attenzione sui scarti degli artisti, perché guardando i scarti vedi le cose che hanno scelto, le cose a quale sono attratti, e vedi anche le cose che hanno scartato di quell'attrazione, quindi vedi tutto il meccanismo di attrazione e distanza dal mondo fisico. Perché secondo me lì riesce a leggere delle cose che l'artista forse non è pronto a dire a se stesso o a noi altri. Attraverso i suoi scarti possiamo anche invitarlo a dire qualcosa che non avrebbe detto altrimenti. Che forse, cioè, volendo, è il problema basilare dell'arte visiva, che bisogna comunque tracciare un confine tra quella è l'arte e quella che non lo è. Certe cose vanno messe dentro la cornice, altre vanno tenute fuori, e quella cornice è simbolico delle scelte di guardare il mondo, è come uno si guarda il mondo, sono i frame of reference. Quindi squasse tutto quello che c'è dentro e tutto che c'è fuori questa cornice qua sarà un po' il fuoco di queste interviste qua. Sempre nella chiesa di San Pietro di Gemogno, e ci siamo imbattuti con coloro i quali hanno progettato e costruito questo bellissimo presepe. Andiamo a presentarli. Lei è? Matthew Broussard. Lei è? Luigi Basso. Allora, da dove parte questo progetto bellissimo? Partito da Don Silvio. L'idea del verbo che diventa carne è di Don Silvio. Lui ci ha chiesto di realizzarlo. Il progetto è suo, onestamente, no? La struttura è fatto il primo bozzo Gigi, sì. No? Ha fatto il modellino, modellino per capire bene la posizione dell'immagine all'interno del libro. Io ho indovinato il problema strutturale e ho fatto la scenografia, perché dietro a un lavoro così ci devono essere ore e ore di grande lavoro, un discreto statico anche, deve stare in piedi. Da profano però mi rendo conto che sarete riusciti a creare un bel gruppo di lavoro. Si lavorava molto bene? Sì, sì, certo. Sì. Con tutti i nostri compagni. Allora, facciamo così. Speriamo che venga tanta gente, ma il messaggio che dobbiamo dire è che questi progetti possono far sì che l'idea del presepe, ma rapportato in altri lavori che si possono fare in comunità, si possono ben realizzare se si costruisce un bel gruppo. Ecco, certo.
ci vuole sempre un bel gruppo per fare certe cose, altrimenti non si risolve niente, non si può fare niente se non c'è il gruppo. Io vi ringrazio tantissimo, innanzitutto per il grandissimo progetto che avete messo in piedi qui a Gemonio, e mi auguro di ritrovarvi tra un anno con un altro bellissimo progetto. 25 anni che sono qui a fare quelle cose, non so, non lo so, è dura andare avanti. Auguri a tutte e due, buon Natale. Buon Natale. Grazie. Terminiamo con Matthews, scusate, Matthews, tu ci hai abituato sempre a, poi all'espressività del gruppo, a grandi lavori, come mai quest'anno siamo tornati un po'? Ah, Don Silvio è il, come posso dire, il burattinaio di tutti, lui ci dà l'input, no? E ci dà dei grandi input retorici, del quale noi dobbiamo interpretare, e quindi lui si è ritornato veramente a un concetto semplice, bello, della via, la vita e la verità, e ci dà la via, lasciando liberi a tutti noi a partire. Anche questo è stato molto coraggioso, perché non ci ha imposto nulla, ha detto solo questo via qua e poi ci ha lasciato interpretare. Quindi Don Silvio è stato veramente un grande in questo caso. Allora, il messaggio è sempre quello dei presepi che ci avete abituato a vedere in questi anni, è sempre molto forte. No, è tosto, perché come ha sentito nell'omelia, lui è non... È veterano. Sì. Veterano. Veterano del presepe. Ah sì, quello sì. Esattamente, no? Però che non basta solo che sia bella, ma come diceva, che abbia un significato, no? Paola, vuoi fare anche tu una domanda? Questi significati, il Don prima ne ha detti tre, quindi il suo significato. Allora, è quello finale, il punto d'arrivo. La via. Il mio è la vita, che sarebbe... La vita, certo. Il suo significato. Oh, la verità, che chiedono proprio a me, interpretare la verità... È difficile, però penso che siamo fatti tutti più o meno a una serie di esperienze a pezzetti, come la scultura. Se ci va bene, a momenti quagliano e troviamo qualche pezzettino di verità in noi stessi, in mezzo a tutti questi pezzettini quagliano a qualcosa di coerente, la speranza che eventualmente troviamo una verità. Raccontaci un po' quante ore ci hai impiegato a fare questo meraviglioso presepe? Ah, le ore? Boh. Forse tutti insieme una settantina di ore. Ok, come ha detto il Don, hai fatto un bel servizio alla comunità. Sì, penso che è importante, è per quello che lo faccio, perché è importantissimo ai Lombardi, penso. Qui a Gemonio di sicuro, sì. Gemonio con questa meravigliosa chiesa che è già... Ma è la chiesa che dà tanto lustro a questo presepe, senz'altro, no? Penso che vengano bene proprio perché il contesto è fantastico. Il contesto fantastico, il messaggio fantastico, è come quest'anno, un ritorno alle origini, abbiamo la grotta. Sì, e anche abbiamo l'arco qua, cioè... Le pietre che raffigurano questa pietra qua, tutto torna insomma su questo qua.